Assuma dunque l'azione d'attacco. Buona l'intuizione. Pavoletti! Tiro che finisce alto sulla traversa. Ci sono metri a disposizione. No, buon possesso palla. Cercando spazi. Bloccare il suo altro. E sarà calcio d'angolo. Niang, pericoloso, il tiro di Niang però blocca per il... Nessigno, proprio schifo, bloccato. C'è spazio per andare. Basta. Voglio passaggio. Nessun problema per la difesa che resta. Però presto. Perché di conseguenza per me non si riesce. Ballare passaggio. Ma in parte in Milan. Con Kuzka. Kuzka per Locatelli. Locatelli si fa prendere il pallone e riparte il Genoa con veloce per Rigoni. Nessiglio non vado per Suso, scatta Suso, occhio al suo movimento, andiamo rimessa per il Tecol con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Buonaventura. Locatelli si accentra, il tiro di Locatelli si rispetta giustamente, ma deve essere una buona opportunità. Probabilmente ne capiteranno altre, disperarsi è inutile. Pier ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Gakpei punta l'area, trova bene la profondità. Gol del Genova, 22esimo, gol di Pavoletti. Portiere è uscito dalla sua area, l'attaccante l'ha freddato veramente senza problemi. Niente. Era posizionato bene Luigi, e questo ha decisamente agevolato il compito dell'attaccante. Guadagna metri verso l'area. Opportunità, il portiere si salva grazie al palo. E c'è la parata. È tutto solo il portiere. Dice di no. Non è una blocca. Cercano spazi. Occhio al traversone. Ottimo intervento del difensore. Suso. Se Locatelli. La cava sotto pressione. Si avvicina all'area. Vale per sentire Locatelli. La manovra interrotta senza problemi. Lazovic. È stato fermato dal difensore. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. De Sciglio. Buonaventura. Maragna metri. Perde palla. Buonaventura. Niang. L'exalt. Occhio, cerca l'area di rigore. Assuma dunque l'azione d'attacco. Grande pallone verticale. Buona l'uscita del portiere sul cross.
Buonaventura. Niente. Iniziamo da centro campo. Vediamo che decisione prende. Ammonito Radjevic. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Ci sono metri a disposizione. Buon possesso palla, caccia di spazi. Guardatelli di testa. Sicuro? Blocca per il poi partire Genoa. Giunti al 42esimo del primo tempo, 1-0 per il Genoa. Un non pericoloso molto. Occhio al suo movimento. Ottimo pallone filtrato. Non Genova. 2-0. Pavoletti doppietta. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Grande, bloccato. C'è Kuzka. Basta. Kuzka. Kuzka. Cercano col tiki taka il momento giusto. Buonasera. Buonasera. Kuzka. Blocca il mani in angolo. Palla in out. Calcio d'angolo. E c'è la presa sicura del portiere. Abbada. Buonaventura. L'arbitro ferma il gioco per verificare ovviamente l'entità dell'infortunio. Ha fatto bene qui a intervenire. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Beh, immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. Si riparte col Genoa in vantaggio, vedremo cosa ci riserverà questo secondo tempo. Sventa qui la minaccia, c'è spazio per andare. Trova bene la profondità, potrebbe crossare. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Buonaventura. Rigoni. Partire si fa dura per il Milan. Buon possesso palla, cercando spazi. Va via bene al difensore. Il difensore poco attento. Ottima lettura difensiva. Bacca. Belli passaggi. Qui però è molto bravo nel recupero del pallone. Premia la corsa sulla fascia. Punta l'area. Palla recuperata, azione interrotta. Rincon. Gakpé. Niente da fare, buon intervento difensivo. Recuperano palla. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Paletta. Occhio all'avanzata del Milan. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Rigoni. Buona la trama, possono ripartire dopo il recupero del pallone. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Buonaventura. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Siamo sul 62esimo. Cercano il buco nella difesa avversaria. Abate. Susso. Bacca. Lo ferma ma non controlla. Guadagna metri verso l'area. Fuori. Sarà fallo laterale. Gakpé. La mette in mezzo.
Ottima la chiusura difensiva. Palla nuovamente in out. Ci sono metri a disposizione. L'assalt. Gambate. Fermano la mano d'avversario. Attenzione al tiro. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. Bacca. Si avvicina all'area. Palla molto interessante. Ottima la copertura del difensore. L'assalt. E possono ripartire. Buon intervento difensivo. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ottimo tiki-taka. Occhio al tocco interessante. Prova a calciare. E c'è il gol! L'allenatore gli ha dato fiducia e l'ha ricambiata nel migliore dei modi. Ora conducono per 3-0. Gakpe. Chiude bene il triangolo. C'è spazio per andare. E il pallone se ne va via. Può metterla da lì. Si immola il difensore. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Mi sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Punta l'area. Buonaventura, togli il tiro. Il portiere, il portiere. Dice di no. Doppia parata. Potere fantastico, ha dimostrato coraggio, tecnica, fantastico veramente. Allontana il pallone. Romagnoli, tiro. Sbaglia completamente. È un gol bellissimo. C'è da dire Romagnoli. Che è difficile tirare quando piove così tanto. Intercettano bene il pallone. Guadagna metri verso l'area. Lazovic. Sventa qui la minaccia. Passaggio fuori misura col pallone che finisce in out. Cross in mezzo. Gakpé. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti della partita. Non ci sono grandi dubbi su quello che sarà il risultato finale. Occhio all'avanzata del Milan. Attenzione, tutto solo. Ottimo intervento del portiere. Oggi si direbbe che il portiere sia impenetrabile. Paletta! Provato di testa, mancando lo specchio della porta. Sì, ha colpito bene. Questa è stata una buona opportunità sprecata. Ancora 3 minuti da giocare. Punizione nei minuti finali. Ci sono metri a disposizione. Perde palla. Finisce qua. Questa simulazione. Purtroppo ha preso il Milan 3-0. Ma l'importante è domani sera vinca per fare punti. E può dire per una prima sera. Una sera che con la vittoria del Milan arriva prima il Milan dopo 4 anni, si può dire, questa cosa. Però è prima di aspettare il risultato di mercoledì sera alle ore 24:05. Verso il 20 novembre, ma domani, se dovrei avere tempo, farei l'analisi della partita di domani sera e la carico sul mio canale, sulla mia pagina Facebook. Se vi è piaciuto questo video, intanto mettete un mi piace e seguitemi nel mio canale di YouTube e sulla mia pagina Facebook, il Milanista Pazzo. Salve a tutti, alla prossima.